Buonasera a tutti ragazzuoli, oggi ci si parla di una cosa fantastica, ovvero come essere più produttivi. Consigli su come essere sempre ispirati e come avere sempre ispirazione nell'ambito fotografico e artistico. Consiglio numero uno: avere sempre gente intorno che ti migliora, ti faccia crescere, ti faccia migliorare nella tua vita e nelle tue nei tuoi rapporti e amici. Avere questo tipo di gente fa sì che sia la tua mente che le tue emozioni vengano sempre più inserite all'interno dei tuoi scatti o comunque all'interno di quello che tu vuoi raccontare e riescano a essere molto più digerite e viste, perché una fotografia è come dipingere con uno scatto. Puoi trarre un sacco di vantaggi, un sacco di vantaggi che innanzitutto prima non pensavi neanche tu di dare questo valore, perché in realtà la fotografia è dar valore alle cose. Consiglio numero 2: avere gente che crede costantemente in voi, nei vostri progetti. Dovete avere gente che crede costantemente in voi, nei vostri progetti. Perché questo? Perché avere gente che crede in quello che fate dà a voi una possibilità in una maniera incredibile. Nei vostri lavori e nella vostra testa comunque c'è più questa energia a essere più invogliati tutti. Consiglio numero 3. Terzo e ultimo consiglio è avere una buona attitudine alla perseveranza. Scattare ogni giorno, fare quello che è la tua passione o comunque in generale, e farlo costantemente tutti i giorni, ma anche uno scatto al giorno. Alla fine dell'anno sono 365 scatti, quindi fatelo, nel senso, uno scatto al giorno. Non dico che ci vanno, non è che dovete fare i fotolibri tutti i giorni, non è che dico che dovete fare i ebook fotografici a 1400 persone e tante altre parole. Semplicemente è avere una buona capacità di perseveranza, di stringere i denti, essere duri con voi stessi, perché ricordatevi che più siete duri con voi stessi, più il vostro lavoro partorisce buone idee. Quindi è avere più sicurezza di voi stessi e avere questa capacità di avere un focus, un obiettivo che è praticamente qui, e suddividere quell'obiettivo lì in tanti piccoli pezzettini, frammentarlo e andare a lavorare sui piccoli pezzettini, sui piccoli puntini per arrivare a quella direzione lì. Se voi volete andare a fare, che so, i fotografi, il trucco è farla tantissimo tutti i giorni. È un respirare scatti, è un respirare momenti, è un respirare situazioni, è un respirare idee, è un respirare luci, è un respirare e altre cose che sennò dovevo stare qui fino al 2019, non mi va. Comunque, se il video ti è piaciuto, schiaccia like qui sotto, ti lascio il mio link di Instagram per seguirmi su Instagram, e ti lascio tutti i miei link social e tutto quanto, e tutto qua sotto in descrizione, cavolo, è una figata dirlo, ragazzi, ecco perché lo dicono in tanti. Metti il link in descrizione, è una figata. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per la visione, ci vediamo nel prossimo video di domani e state tutti sintonizzati.